Ora, raga, io non so voi, ma io sono stupito da questi qua. Sono veramente esterrefatto dal loro tempismo nel riuscire a farmi incazzare. Io non lo so, sinceramente. Fatemelo sapere voi se provate la stessa identica emozione, la stessa identica sensazione con questi qua. Scusate, alla vostra salute. Cioè, fanno un passo sempre in avanti per poi farne tre indietro. Oh, io non riesco a capire. Adesso sapete che io non voglio mai copiare gli altri, però ne hanno parlato veramente tutti. E lo vedete dalla copertina, insomma. Io rimango senza parole, sinceramente, perché alla presentazione di Fonseca, quando non fu presentato Fonseca, ma quando venne annunciato come nuovo allenatore del Milan, io mi ricordo Ibrahimovic che parlò solo Milan Futuro, non è questa la voce di Ibrahimovic, però Milan Futuro, Camarda, e poi dopo, cosa stiamo facendo noi? Noi stiamo rinnovando un classe 2005, un giocatore che quest'anno, anzi la passata stagione con Pioli, da disperazione, perché obiettivamente si sono fatti male tutti quanti, è stato lanciato, non mi ricordo se titolare qualche volta, però da subentrato, mi ricordo col Monza, subentrò, fece gol, e a parte quel gol lì, tutti quanti, poi dopo nella partita, sto Simic qua, esattamente, che sinceramente me lo ricordo dall'anno scorso, dalla prestagione dell'anno scorso, nella partita contro il Real Madrid in America. Io mi ricordo che pensai che fosse il figlio di Simic, invece non era il figlio di Simic, quindi io non lo conoscevo l'anno scorso. Quest'anno poi dopo, di quelli della primavera, è quello che è spiccato maggiormente. Hanno esordito i Zeroli, i Shaka Traoré, insomma, ce ne hanno lanciati tanti. E questo qua, dal punto di vista fisico, carattere, personalità, tattica, era il giocatore perfetto da prendere dalla primavera e lanciare in prima squadra. Cosa succede? Noi non rinnoviamo un classe 2005, perché? Adesso ve lo spiego anche il perché. Perché guardate chi è il suo procuratore. E per 3 milioni di euro, lo stiamo mandando all'Anderlecht. Adesso che non è che sia mandarlo all'Ajax o mandarlo al Real Madrid, però per 3 milioni di euro, allora la mia domanda sorge spontanea: ma la scottatura, tra virgolette, Kerkez, lo ricordate Kerkez? Che per 2 milioni di euro, no, ma lui vuole andare a giocare, sbatti cazzo, come direbbe Mastrangelo, sbatte cazzo, prendilo, mandi in prestito 2 anni, gli dici vai a giocare, vai dove cazzo vuoi, ma non è che decidi tu se andare via o no. Oh, ma di cosa stiamo parlando? Lo mandi in prestito biennale, vuoi andare a giocare? Vai in prestito biennale, ti fai la tua esperienza, vai all'Anderlecht, vai dove minchia vuoi tu, e poi dopo torni, vai a giocare, vuoi andare a giocare, vai a giocare, ma non per 3 milioni io ti vendo. Cioè ragazzi, Kerkez, avete presente Kerkez? Adesso si è un po' fermato, però ragazzi, andò alla Z Alkmaar per un milione e mezzo per fare la plusvalenza, e l'anno scorso dalla Z Alkmaar andò al Bournemouth per 15 milioni, mi pare, qualcosina anche di più. Va in Premier League, adesso si è un po' rallentata la crescita, è un classe 2003. È la stessa identica cosa di Simic. Tu per 3 milioni per fare una cazzo di plusvalenza, perché questo non rinnova, lo mandi all'Anderlecht, che comunque la scuola belga, poi dopo se spicchi sei già sui taccuini delle grandi squadre tedesche, delle grandi squadre spagnole, anche della Premier League. Quindi io un'altra volta, con un rischio del genere, obiettivamente non me lo prenderei. Vuoi andare a giocare? Rinnovi. Tu rinnovi. 5 anni, quello che vuoi. Vai a giocare, tra 2 anni mi torni, che sei un giocatore fatto e finito. Ma nonostante ciò, per me Simic è già pronto e fatto e finito adesso. Cioè, è fatto e finito in questo momento. E invece no, noi ogni volta dobbiamo fare questi errori. C'è il Milan Futuro, hai fatto sto Milan Futuro, ma punta su sto cazzarola di Simic, invece di andare a spendere 30 milioni per Pavlovic. Ce l'hai in casa, il giocatore pronto dal punto di vista fisico, quello che vuoi. Poi è un 2005, è stato convocato già dalla Serbia a 19 anni appena fatti.
Per 3 milioni lo stai regalando, lo stai regalando. Ma io non riesco a capirli, veramente, non ce la faccio proprio a capirli questi qua. Visite mediche, adesso chiuso questo, scusate il piccolo sfogo, durato anche 6 minuti, però non riesco a capirle queste cose qua. È aperto apposta Milan Futuro, questo qua deve andare in Serie C, quindi il livello di come si dice, di competizione si alza. Tu vendi, lo vendi a 3 milioni. Questo qua c'è il rischio che adesso esplode nell'Anderlecht, te lo rivendono a 40 milioni, poi tu se rimani lì con la, capito, con la futura rivendita al 10%, al 5, a 15%, come con Brescianini, ecco, un altro è Brescianini, regalato a zero al Frosinone, tu ti sei tenuto il 50% della rivendita, l'hanno venduto a, il Frosinone lo vende adesso a breve all'Atalanta, a 10 milioni, tu ti fai 5 milioni con Brescianini, ho capito, ma questo tra 2-3 anni magari ne vale 30, ne vale 40, ma i prestiti secchi, io dico, i prestiti secchi esistono ancora? Con Sciacca Traoré a gennaio cosa abbiamo fatto? Prestito e obbligo di riscatto a 10 milioni qualora il Palermo fosse salito in Serie A, che ci è mancato tanto, no, non è arrivato in finale, ma ai playoff ci arrivò, e tu rischiavi di regalarlo, sì, ci facevi 10 milioni, ma cazzo, ma un attimo di pazienza, poi dopo c'è da fare anche l'altro discorso. È anche un assistito di Beppe Riso. Noi con Beppe Riso proprio non riusciamo proprio a prenderci, perché Tonali l'abbiamo venduto. Frattesi l'anno scorso ce l'ha proprio pucciato proprio fortissimo, facendoci passare come bamboccioni, ma bamboccioni sono questi qua. Chi è l'altro? Buongiorno a gennaio. Buongiorno forse a Napoli, anche perché noi non lo paghiamo. Poi di chi è il procuratore? Ce ne ha tutti lui, ce li ha. Tutti lui, ma il giocatore ha voluto andare a giocare. Ma non possono decidere sempre tutto quanto i, come cazzo si chiamano, i procuratori. Cioè, voglio portarlo via, allora te lo porto via. Non funziona così. Provate a rinnovarlo, dategli una, non lo so, una speranza. Questo quello là è già un giocatore pronto, ci sta. Che dica... voglio andare a giocare, lasciatemi partire, ma non per 3 milioni di euro, ma dove cazzo mai si vede una roba del genere? 3 milioni di euro, no, io sto guardando anche Carboni, è uno che esce dalla primavera dell'Inter, cioè l'Inter parla di 30 milioni, e noi 3 milioni per Simic, che perlomeno in Serie A qualcosina ha giocato anche, Carboni 2004, Simic 2005, fisicamente Simic è veramente, non lo so... È un muscolo unico, l'ho visto, cioè ragazzi, a parte quello, io mi ricordo anche tante partite, entrò col Napoli, si fece un autopallo clamoroso, ma a me sembra sinceramente un giocatore strapronto per farlo giocare in Serie A, mandalo in prestito al Como, che ne so, no, magari al Como no, al Parma, lo mandi in prestito al Parma, come fece l'Inter con Bastoni, lo mandò al Parma, un prestito, un anno, si fa un anno di Serie A, e poi dopo te lo riporti in casa, c'hai un giocatore bello, giovane, forte, quello che cazzo, ma non per 3 milioni all'Anderlecht, ragazzi, ma cosa state facendo? Poi ho sentito parlare anche di Samardžić oggi, per esempio, oggi magari facciamo anche un video un po' più lungo, Samardžić, gran giocatore, però poi dopo sento parlare Samardžić, alternativa a Fofana. Ma che cazzo ci azzeccano Samardžić e Fofana? Cosa ci azzeccano l'uno con l'altro? Niente. Serve il mediano. Lo volete capire sì o no? Serve il vice che sì, anzi, non il vice. Da tre, quello che sostituisce che sì, sono 3 anni con quest'anno che ci mancherebbe. Sono 3 anni, basta, comprate un mediano. Samardžić non è un mediano. Comprate il mediano di nuovo. Ve lo devo spiegare un'altra volta. Un'altra volta saremo ancora... coi buchi a centrocampo col 5-0-5, solo che al posto di Pioli ci sarà Fonseca. No, non li voglio prendere 69 gol anche quest'anno io. E che cazzo. Boh, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Cioè, ho visto che ha fatto le visite mediche anche Morata, e da una parte ero contento, poi dopo ieri sera vedo sta notizia di Simic, veramente volevo fare un video a mezzanotte, solo che avrei avuto da litigare. E ho preferito rimandarlo al giorno dopo alle 3:30. Ma ragazzi, così non. Che senso c'ha? Cioè, se vai a vendere un 2005, ti sei preso in casa per il Milan Futuro Samuele Longo del 91-92 per metterlo in Serie C. Ricordiamo ai nostri dirigenti, che magari ancora non lo sapessero,
la squadra B del Milan non è che può essere promossa in Serie B, eh. Cioè, non, arrivi prima, di sicuro non puoi andare in Serie B. Cioè, ricordi, magari non lo sanno, dico così, io lo dico così, la butto lì. Detto questo, ragazzi, io non... che palle, oh. Dovrei essere contento perché il mercato cioè, non per la prima volta, il 17 di luglio alla casella acquisti c'è scritto il numero 1. Però poi vedo la cessione di Simic e tornano un'altra volta così. Torno un'altra volta in modalità depressione. Vabbè. Ditemi voi che ne pensate, se secondo voi è una follia, questa è l'ennesima follia. Questa è l'ennesima follia che farebbe questa società veramente improponibile, neanche incapace, sono improponibili sarebbero. Per una cosa, cioè una cessione così sarebbe veramente una roba imperdonabile. Perché tanto andate tranquilli che Simic, se andrà all'Anderlecht tra 2-3 anni, ma proprio esagerando 2-3 anni, lo vedremo, non lo so, a un Dortmund, lo vedremo a un Atletico, lo vedremo a un Arsenal, ma garantito, garantito. Vi saluto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, sempre l'iscrizione al canale e un bel like al video. Ciao a tutti, a domani.